Giorno. Giorno ragazzi, benvenuti alla nuova puntata di Minecraft. Cosa ho fatto off camera? Come vi ho detto, sono andato a cercare le cose, i birch wood, questi qua che ho trovato già piazzato là, dove vi faccio vedere. E ho raccolto anche alcuni arborescelli. Sì, no, alberelli, in teoria. Ho anche raccolto alcuni, vabbè, visto che c'ero finito l'ascia. Ho raccolto pure, ci ho ucciso un po' di mucche per strada e ho trovato questo Bow, Punch 1 e Power 2 da uno scheletro che sinceramente ha messo quasi paura all'inizio, perché Punch 1 praticamente è knockback, in teoria, se non sbaglio, è knockback delle spade, e praticamente mi faceva saltare, cioè volavo. Tipo dal blocco questo finivo fino a là, fino al portale. Era spaventoso. E vabbè, questo è il punto. Vabbè, ho alcune pelli, ovviamente. Questo lo lasciamo. Inizia un po' a frizzare, perché è un po' che, cioè non è che un po' registro, ma un po' che registro, proprio che è un po' che gioco. Ma vabbè. Allora, questi qua sono lì per ora, sia chiaro. Dopo faremo proprio una farm cososa. Una farm e farm. Allora, 1, 2, 3. Onde 3, lo so che in teoria non cresce, non cresce, non so se qua, non ce la farò mai. Dovrei smettere di parlare. Vabbè, piantiamo un po' con la cazzum e poi si vedrà. Frizza, sì, frizza. E vabbè, ok. Ah, e cosa che mi sono dimenticato di farvi vedere, cioè nella scorsa puntata, ho messo la chest lì. Come fa la come fanno tutti quanti i drop arrivare lì? Praticamente questo qua è un, guardate, se io metto un coso qua, lo passa a questo, che la passa alla chest. Se io metto un blocco qua, lo passa a questo, che va a questo, che porta alla chest. Molto semplice. In questo modo tutto quanto va alla chest. Questo qua è l'hopper principale, da dove arriverà tutta la roba. Semplicemente è, cioè, non so nemmeno io perché. È giusto per. Poi, vabbè, ho trovato anche alcuni funghi, ma non è importante. Anche su questi faremo una farm, ovviamente. E no. Ok, così. E direi che anche una cosa che dovrei cercare è una swampland. Allora, una swampland. Perché appunto mi serviranno le cose bowl. Che tra l'altro ne dovrei pure avere un pochettino, se sbaglio. No, proprio non l'ho mai trovata. Comunque io ho poche bistecche perché penso che le avevo perse io quelle lì, ma in caso c'ho il carote, cioè non me ne frega. E che dire, via. Vi faccio vedere la cosa, come si chiama? La sta cosa qua sotto, ecco. Non mi viene il nome. L'enchantment posto. E niente, ecco qua. L'ho riempito, come vedete, direi. A me piace. Cioè, sinceramente a me piace. Non so voi, ma a me piace, punto. Poi escogiterò tra tante virgolette cosa mettere qua ai lati. Ma per ora basta così. Ok. Livello 5. Tanto per sprecare, insomma. Toh. No. Dammi una 5. Toh. Incantiamo la zappa. Sì. Ah, non si può. Peccato. Però sarebbe stato figo. Anzi, direi di incantare la spada tanto per. Tanto. 4. Dammi un C. Eccolo qui. Sharpener. Sharpness, non è andata male. Tanto per, insomma. Allora, cosa facciamo ora? Cosa facciamo ora? Cosa facciamo ora? Allora, intanto prendiamo del grano, perché le nuke stanno iniziando a finire, a forza di scappare. 4. Dove bastano. Poi cos'altro facciamo? Non lo so nemmeno io, sinceramente, ma adesso guardando il mio mondo, cioè girando per questo piccolo mondo, mi verrà in mente qualcosa, spero. Allora. Cos'è che non abbiamo fatto? Cos'è che manca? Che diciamo abbiamo messo alla pe. Ah sì, ecco cosa manca. Il portale del Nether qua non è bellissimo, devo dire. Così qua davanti, insomma, dovrei trovargli un posto apposito, ecco.
però non so dove. Io, scusate se mi metto a... è perché da prima, cioè sto registrando il coso dall'episodio precedente. Scusate, ma è giusto per farvi, per vedere se è veramente efficiente sto posto. Strano. Siamo in tempi di carestia, vabbè. E niente, ah no, è qua. Game a zero, ok. Vediamo, vediamo, vediamo. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Cosa facciamo? Ah sì, io direi ragazzi, o che andiamo... Cioè, pensiamoci allora. La prima che adesso mi è venuta in mente è questa. Andare nel Nether e cercare una fortezza del Nether perché è ora di trovare dei blaze. Punto. Dei blaze rod. Allora, intanto raccogliamo le cose. Altra cosa che vorrei fare è non so, non so cosa. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, appunto, non lo so. Passerò tutto quanto l'episodio a dire non lo so. Mi piace come idea? Ah, mi piace. Sì, lagga. Oh, cioè, 17 uova, 17 uova me ne ha dati. No, se erano tipo 16, 16, 33 uova me ne ha dati due galline. bene, io direi di fare, cioè bene, direi di ricrearci il nostro amatissimo coso, pupazzo di neve. Tanto ragazzi, cioè, mentre cercavo il coso, mentre cercavo i birchwood, ho pensato, cioè, così, che magari proverò in creativo e vi farò pure vedere, tipo un mob spawner con i pupazzi di neve. Nel senso che tipo... I mob possono spawnare solo in una in una fila. Tipo solo da qua a qua. E che qua ci sia un pupazzo di neve. Sarebbe figo che tipo qua ci sarà buco. I pupazzi di neve continui a sparare finché loro non cadono. Cioè, in teoria. Cioè, vista così sembra quasi una buona idea. Il problema sarà. Cioè, il problema sarebbe con gli scheletri. Perché gli scheletri gli farebbero tanto male. Vabbè, questo. Ricreiamo il nostro pupazzetto perché è vuoto il mondo senza di lui. Scommetto che farà il bug di prima. Ah no, stavolta no. Ok. Abbiamo il nostro pupazzetto. Dice una mucca che adesso non voglio di portare dentro, ma non importa. E basta parlare così. Ah, giusto. L'ho ripresa? La... no. Andiamo a riprendere. Non so perché mi... c'è lo sprint buggato. Non so perché. No, ecco, perfetto. Ok. Mangiamo. Ho spawner che non so perché, ma adesso non funziona. Funzionava tanto bene prima. Boh. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Vabbè che... Per farlo veramente efficiente dovrei avere quasi tutte le caverne illuminate, cosa che non ho affatto ora. Però, comunque, strano che spawn così poco. Già sono cresciuti. Wow. Qua. Ah no, invece cadono, eh. Sono messa tanto. Eh sì, voglio se cadono, ho messa tanto che. Non è che non funziona, è che. Visto che sono tutti su Tiny non li vedo cadere. Perché ho smoothing? No, è questo video settings. Questo non serve una sega. In teoria se non sbaglio sono le ombre. Non smooth lightning, però. Lightning. Oh. Non lo so dire, non lo so dire. E non me ne importa. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Cosa facciamo? Direi di smetterla di girare in tondo. In ton. In tonco. In. Non lo so. Allora, vediamo. Adesso che mi è venuto in mente, vorrei fare quella cosa che vi dicevo, ossia, praticamente, questo qua, ecco che cade gli scheletri. Perché? Perché? Dovete prenderli, maledizione. Allora, vorrei fare questo qua diventi una chest. Wow, una chest cosa? Come si chiama?
Minecraft chest e che praticamente arrivi a casa tipo qua. Ho l'ascia, hanno vero distrutta. Mettiamola qua. No, deve essere dritto. Quindi guarda, tendo bene. Vabbè, lo facciamo virare fino a qua. Tanto non credo ci sia. Ok, non c'è niente. E insomma, mi sembra una buona idea. Allora, escogitiamola. Ci serve allora le rail e il coso. Allora, cosa che non vi ho detto è che io ho sul cellulare un'applicazione per Minecraft Vanilla. Praticamente vi dice il crafting e tutte quelle robe. Spero di non aver disattivato il timer, uscendo, però non credo. Cleverbook si chiama. È Android se vi interessa. Scaricatela, non pesa nemmeno tanto se ricordo bene. Vediamo un po'. Allora, scusate ma non ricordo come si chiamano i redstone cosi. Redstone. Repeater comparator. Eccolo qua. Vediamo come si craftava. Come si crafta? Oh. Perché non te lo dice? Ok. Si fa con tre cosi, tre stone che abbiamo. Ok, quindi prendiamo allora. Gli stick dovrei anche avere da qualche parte. Non so dove, ma vabbè, li craftiamo. Allora, così e così. Mi servono. Perché non ci va? Ok. Allora mi servono tre redstone cose. Ok. E questo è per iniziare. Poi. Cos'altro mi serve? Cos'altro mi serve? Cos'altro mi serve in effetti? Ah no, no, adesso ricordo. Allora mi serve tre stone. La stone l'avevamo da qualche parte, non so dove. Eccola. Raccolta grazie a il nostro coso, di cui adesso non ricordo il nome. E il piccone diamante col Silk Touch. Allora vediamo. È notte, perfetto. Perché arriva così presto la notte? Uffa. Allora facciamo il Minecraft chest. Che vabbè, il manga chest almeno quello lo ricordo. Piuttosto è che non ho memoria, proprio. È per questo che io ho la res minimap. Altrimenti non la userei, che proprio non ricordo le cose, è inutile. Alzheimer. Basta. Ok, distrutto. Qua adesso portiamo tutto quanto. Tanto se non sbaglio, andrà tutto quanto qua, esatto. Però qualcosa si fermerà. Allora, quindi, com'è che funziona? Qua ci dovrà essere il comparator, che praticamente dirà che qua c'è la chest che è arrivata qualcosa. Quindi, dato che è arrivato qualcosa, in teoria dovremmo mettere sotto una powered rail. Così, in teoria. Oppure dall'altra parte, mica lo so. Allora, vediamo. Quindi, allora, facciamo un minecart. Quindi 5 di ferro. Dov'è il ferro? Ecco qua il ferro. Tanto l'oro dovremmo averne un po'. Oddio. Ah, ok. 16, dovrebbe bastare. Facciamo il minecart. Minecart e minecart chest. Minecart with chest. Quindi basterà metterlo lì. Ah, vero, la rail mi manca. Allora, le rail si facevano con uno stick in mezzo. E il coso, il ferro intorno, se non sbaglio, tipo così, mi sembra. Sì, esatto. In teoria 16 dovrebbero pure bastare per arrivare qua. Comunque, allora, adesso è giusto per piazzarlo. Esatto, sta arrivando tutte quante le robe. Qua il solito cosa che non. Oddio! Oddio! Ti detesto. Ok, scusatemi, mi si è quasi scaricato il computer. Vedrete il segno. Eccolo qua, il caricatore. Mi sa che durerà un pochettino di più questa puntata, non so quanto.
Piuttosto non so nemmeno se il timer è ancora attivo, però in teoria sì. Allora cerchiamo un attimino su blocks e items. No, perché l'ho chiuso. Il coso, la power rail. Powered rail. Allora, rail. No, non è, non è RSL. Perché non so scrivere? Allora, power rail. Powered. Quindi allora 6 oro. 6 oro. E quanti te ne dà? 6, ok. Tanto me ne bastano 2. Li utilizziamo tanto per dargli energia. Allora, quindi mi servono 1. Un ferro che ho qui. No, 6 ferro, costa di. E la re, ok, e uno stick. Quindi così, così, così. E ferro intorno. Così. Powered rail. Ora in teoria noi distruggiamo quel coso lì. Infatti non dovevamo piazzarla subito. Abbiamo sbagliato. Vabbè. Ok. Raccogliamo tutta la roba. Allora, vediamo se ho capito bene come funziona ste robe. C'è il comparator, perché sinceramente non l'ho capito molto bene. No, non è questa. Ah, vero. Se sdoppiani quando le distruggi. Così. Oddio, creeper qua davanti. Allora. No, non fa. Mi sa allora che è dall'altra parte. Oppure boh. Non lo so. Ah no, è vero, non c'è niente. E no, invece è strano. Dovrebbe funzionare così. No, non così. Ah, si è testo. Oddio. Vediamo se così funziona. Allora, com'è che funzionava sto comparator? Vediamo un po'. Vabbè ragazzi, io direi che per questa puntata, non so quanto è durata, ma probabilmente mo di meno, è tutto. Io off camera, insomma, guarderò come fu. Oddio. Perché mi fate sempre paura. Guarderò come funziona sto benedetto comparator. E perché non dà energia? Perché in teoria dovrebbe vedere che qua c'è, ci sono delle cose, ecco. Vabbè. Grazie a tutti per aver seguito anche questa puntata. Scusate se non ho fatto praticamente nulla, vi ho fatto vedere cosa ho ultimato. E ciao a tutti e alla prossima.